Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a vedere la pasticceria, le origini, come si è sviluppata e poi come ha dato un impatto la scoperta di nuovi ingredienti dall'America come il cacao, il caffè e la vaniglia. Da prima vedremo la pasticceria, poi miele o zucchero, la nascita del concetto di portata dolce, la pasticceria in epoca greco e latina, il gelato, un dolce antichissimo, la pasticceria nei secoli XI e XII, la pasticceria nei secoli XIII e XIV, la pasticceria nel Rinascimento e nell'Umanesimo, 1400-1500, l'arte di candire, e la rivoluzione delle Americhe e la scoperta di nuovi ingredienti quali cacao, caffè, zucchero e vaniglia. Una visione. Da prima vedremo il concetto di pasticceria. La pasticceria è la parte dell'arte culinaria dedicata alla preparazione di alimenti dolci e salati. Paste farcite, pizze, pizzette, focacce, focaccine, torte salate, pasticcini, torte dolci, biscotti, crackers, cressini, praline, cioccolatini, canditi e simili. Suddivisa in due macrosettori, pasticceria dolce, che include la gelateria e la confetteria, e la pasticceria salata, che aggiunge tutto il settore della panificazione e della produzione di torte salate e tartine. È un'arte che appartiene specificatamente alla tradizione culinaria europea e alla tradizione ad essa derivate, come quella statunitense e creola. Miele o zucchero, la nascita del concetto di portata dolce. Quest'arte ha visto una notevole espansione negli ultimi 4 secoli e in concomitanza con una maggiore reperibilità di alcuni ingredienti sul mercato. Primo fra tutti lo zucchero. L'elemento dolce, infatti, rimase per secoli derivato dalla frutta, dal mosto e soprattutto dal miele, che veniva aggiunto come ingrediente di complemento a molti altri. Il miele viene affiancato intorno al anno 900 d.C., dallo zucchero di canna importato come spezia dai territori arabi. Solo a partire dal 1500 lo zucchero viene importato dalle Americhe, divenendone un ingrediente più comune. Lo zucchero di barbabietola renderà l'Europa autonoma nella preparazione di dolci rispetto alle importazioni. Questo taglierà nettamente i costi e darà un impulso considerevole alla produzione dolciaria, che conobbe una vera e propria esplosione, definendo la propria autonomia rispetto alla gastronomia globalmente intesa. Ora vedremo la pasticceria in epoca greco e latina. Come lo zucchero, non avevano ancora fatto la loro comparsa. Tuttavia, venivano utilizzati in sua vece prodotti naturali come il miele e la frutta. Nelle epoche antiche, le pietanze contenevano spesso una nota dolce, mischiata ad arte con il salato, l'affumicato e l'agro. In tal senso, frutti molto comuni, come i fichi e le pere, venivano cotti, fermentati o ridotti in salsa, per condire pietanze molto spesso in abbinamento con uova, formaggi, carne, arrosto e persino pesce. Un tocco sontuoso veniva fornito dall'aggiunta di spezie, come il pepe, i ceci, le ghiande e i comuni frutti di bosco. Tuttavia possiamo rintracciare preparazioni più vicine al nostro gusto attuale. Cicerone cita, a proposito, della Sicilia di avervi mangiato un tubus farinarius dolcissimum edulio ex lacte factus,
e cioè un rotolo di pastello di farina molto dolce preparato, con latte buono da mangiare, descrizione che fa pensare al diretto antenato del cannolo siciliano. Lucullo presenta una ricetta di ova, fongia ex lacte, un'omelette aromatizzata di pepe e spalmata di miele, non diversa dalle omelette dolci al miele, marmellata o panna, del nord Europa in uso tutt'oggi. Tra la gente comune erano reperibili focacce con i fichi e obleidos, cialde simili ai nostri biscotti, cotte al momento, frequentemente spalmati di miele. Inoltre si mangiavano quotidianamente i semi dolci, come corniole, nocciole, noci, datteri. I semi venivano spesso canditi con miele caramellato, in modo non diverso da quanto oggi si fa con lo zucchero, per preparare il croccante. La frutta, uva, prugne, bacche, mele, pere, melagrane, veniva cotta e usata come salsa, come è ancora in uso nei paesi anglosassoni, per accompagnare la carne, o spalmata sulle focacce di farina, come oggi spalmiamo la marmellata. I dolcetti casalinghi più frequenti sembrano essere stati i datteri, ripieni di noci o mandorle, che tutt'oggi si regalano nel sud Italia e nel bacino del Mediterraneo, specie in occasione del Natale. Questi venivano rifiniti da una caramellatura di miele cotto. Altre ricette riportano preparati inequivocabilmente vicini alla crema pasticcera e a flan, o budini dove si mischiavano uova, latte, miele, noci e spezie, prima fra tutte il pepe. Il composto, talvolta con aggiunta di farina, veniva poi cotto fino ad addensarsi. Il dolce, inoltre, compariva frequentemente nelle bevande. Una delle più comuni, infatti, era l'idromele, composto da acqua e miele, e variamente fermentato rimase in uso per secoli, tanto da essere bevuto ancora oggi in alcune zone. Presso Etruschi e Germani era in uso il vino di frutta ottenuto da una leggera fermentazione di frutti vari, bacche, pere, mele. Fu di fatto il diretto antenato del sidro dolce, tutt'oggi comunemente prodotto e bevuto in paesi quali Germania, Francia, Belgio, Paesi Bassi, Inghilterra, che lo esportano in molti paesi. Adesso invece vedremo l'origine del gelato, un dolce antichissimo. Discorso a parte merita invece una preparazione che si ritiene usualmente recente ed è invece molto antica, il sorbetto, da cui deriva il gelato odierno. L'uso di mescolare neve fresca o ghiaccio tritato e frutta o latte è noto da secoli, persino a popolazioni che non sempre avevano facilità a reperire le materie prime. L'Antico Testamento riporta che Isacco dicesse ad Abramo di ripararsi dal sole violento mangiando un misto di latte di capra e neve. Numerose testimonianze riportano come fosse diffuso nei banchetti di Cina, India e Giappone. Diffuso massicciamente in Asia Minore, si ritrova in antichi documenti che riportano come lo stesso Alessandro Magno ne fosse molto goloso. In Egitto e Palestina era in uso sia tra i nobili che servivano coppe di neve o ghiaccio tritato e succhi di frutta. In Palestina, tuttavia, veniva offerto in versione più rustica anche ai braccianti che lavoravano nei campi. Di lì giunse in Grecia e in Italia, dove divenne un piatto fondamentale dei banchetti romani.
e del quotidiano della gente comune. Veniva infatti venduto in bancarelle per le strade grazie alle nevi che si ricavavano dall'Etna e dal Terminillo. Non sappiamo con certezza se davvero questo dolce sia, come sembra, scomparso durante i secoli delle invasioni, per la già citata mancanza di fonti. Sappiamo però con certezza che rimase in uso nei territori arabi, dove si cominciò a gelare non più solo acqua, per poi aggiungervi frutta in pezzi, ma direttamente frutta in purea o in succhi. È altamente probabile che il sorbetto sia ritornato in Italia grazie ai contatti commerciali con quei paesi. Infatti, il termine sorbetto deriva dal turco serbat e a sua volta deriva dall'arabo. Alcuni studiosi ne indicano il significato in dolce neve, altri lo fanno derivare dal verbo assorbire. Può destare curiosità il fatto che popoli tanto antichi potessero avviare alla deperibilità di ingredienti come la neve fresca o il ghiaccio. Diversi documenti, tuttavia, riportano le tecniche utilizzate per l'approvvigionamento. La neve veniva raccolta nei mesi invernali e conservata anche molto a lungo, in sotterranei, ben avvolta nella paglia. In mancanza di neve si provvedeva a trattare finissimamente acqua che si fosse fatta ghiacciare in sotterranei profondi e si usava vapore acqua condensato in luoghi gelidi che erano comunque già in uso per la conservazione dei cibi. Ora invece vedremo la pasticceria nei secoli XI e XII. Dalle fonti in nostro possesso si delinea a partire da questo periodo un'abitudine che resterà invariata per diversi secoli. I banchetti, tutti di numerose portate, iniziavano con pietanze e bevande dolci e proseguivano con il salato. Al contrario di ciò che accade oggi, si riteneva infatti che il dolce alleggerisse lo stomaco e l'animo dei commerciali ben disponendoli verso gli altri presenti e verso le altre portate. Tra il 1000 e il 1200 i piatti dolci sembrano essere stati pochissimi e estremamente rustici. Nelle zone del nord Italia, della Francia e in parte dell'Inghilterra, ad esempio, si aprivano banchetti con ipocrasso, vino dolce speziato, accompagnato da frittelle di castagne e nespole cotte sotto le braci. I cibi, inoltre, assumevano una valenza simbolica, religiosa e mitologica. Il pane e il vino, in particolare, commemoravano la passione di Cristo, ma la simbologia si estendeva anche alla frutta, che veniva cotta sotto le braci per ricordare la rinascita del sole dopo il lungo buio dell'inverno. Rimangono in certa misura ricette di derivazione romana, quali budini, creme, cialde accompagnate da frutta o miele, sformati di farina di castagna, in tutto simili al nostro castagnaccio. Il pane, a differenza che in epoca romana, era un alimento diffusissimo e con infinite varianti, anche dolci. Veniva ingentilito con spezie, aromi vari, uva, miele, noci dolci. È l'epoca del pan pepato, del buccellato, del pan di ramerino, preparazioni aromatiche decisamente non soffici, destinate a durare a lungo e a poter venire trasportate o inviate senza problemi, come regalo a nobili e potenti. Con una certa frequenza si trovano inoltre riferimenti a frutta, come le pere cotte, in infusione di rose, e vino dolce, frittelle, ravioli, cialde morbide o croccanti, e crespelle fritte si riporta siano state guscio di frutta,
formaggi freschi e miele, accompagnato da spezie, nei giorni di festa e sulle mense dei ricchi. In particolare le frittelle si ritiene siano di derivazione araba. Diversi documenti riportano come fossero in uso presso i crociati di Gerusalemme e come questi le resero comuni e famosi, specie in Inghilterra, al loro ritorno in patria. Si noti che in questo periodo il concetto di dolce soffice, come il pan di Spagna, sembrava essere stato del tutto assente. Compare soltanto in riferimento ai pani dolci e probabilmente di quest'epoca l'antenato del famoso panettone. Il gelato vede in questo periodo una rinascita in grande stile grazie ai traffici commerciali con i paesi arabi. Il dolce che loro addizionavano di spezie e di zucchero di canna risalì l'Italia a partire dalla Sicilia. Questa era ricca di frutta, specie di agrumi, e il connubio delle due cose ebbe un'enorme fortuna, diffondendosi in breve nelle corti. I crociati, all'incirca, nello stesso periodo, portarono analoghe ricette, scoperte a Gerusalemme. Nei paesi del nord Europa, primi fra tutti la Normandia e le contee inglesi, Marco Polo portò a Venezia una variante nella preparazione per cui la refrigerazione veniva controllata, mescolando acqua e salnitro secondo l'uso orientale. Adesso invece vedremo la pasticceria nei secoli XIII e XIV. Il basso medioevo rappresenta un passo fondamentale verso il concetto di pasticceria nel senso oggi comune, grazie a fiorenti traffici che portavano alcuni ingredienti fondamentali alla corte dei nobili. Tra questi zucchero di canna, cannella, zenzero, riso, sesamo, noce moscata, chiodi di garofano. In particolare il periodo che va dal 1300 al 1400 vede nascere le basi dell'arte culinaria, che evolvendosi giungerà sino a noi. In questo periodo vengono scritti diversi ricettari che, sebbene non esaurienti e lacunosi su molti punti, evidenziano che mangiare cominciava a diventare un'arte, codificata in tutta Europa, e non un semplice mettersi a tavola. Viene recuperata l'attenzione alla dietetica, recuperando la teoria degli umori di Galeno, riportata in Europa dagli arabi, attenzione che garantì una buona diffusione alle varie opere culinarie giunte sino a noi. Il primo ricettario dell'epoca sembra essere stato il libro della cucina in un anonimo fiorentino, che riporta una sessantina di ricette di uso comune, da cui si nota ancora una notevole commistione di dolce con salato. Le ricette dell'epoca cominciano ad essere per noi più decifrabili, grazie all'evoluzione della lingua volgare, che accenna i caratteri che la porteranno a diventare lingua nazionale. I dolci assumono tipologie e caratteristiche che manterranno per secoli a venire e che avranno non più sostituiti quanto integrati dalle novità che andranno via via a formarsi grazie anche all'apporto di nuovi ingredienti. Una suddivisione semplificata ci porta a delineare alcune famiglie principali. Dolci fritti, come frittelle, crespelle, ravioli dolci, ripieni di spezie, noci o mandorle, miele, frutta secca. Da essi derivano le attuali frittelle, i krapfen, i beignet e le bugie o chiacchiere di carnevale, i donyusuk americani, gli stufolli napoletani e altri simili. Biscotti e cialde, come le gaul fresh
francesi e belghe, i pancakes americani, le crepes francesi, i pfannkuchen tedeschi, i canestrelli italiani, le offelle. Pan dolci lievitati di frutta o spezie, conosciuto dalla cucina austriaca e tedesca. In Italia come il pan pepato, il buccellato, il pan di ramerino. Da essi derivano dolci come il panettone e il pan dolce genovese. Dolci non lievitati, a base di frutta secca. Molti dolci sono in uso ancora oggi e hanno mantenuto quasi invariati gli antichi nomi. Lo Zelten sul Tirarese, la Stiaccia Briaccia Elbana, la Rocciata di Assisi. Dolci di frutta oleaginosa, spesso legati con miele caramellato o meno. Comprendono tutti i dolcetti di mandorle, antenati degli attuali amaretti. I croccanti di semi dolci, come il nucato di noci, il torrone di origine araba, la pigna cotta umbra, il panforte di Siena ed il Frühlingsbrot dal Tirolo. Canditi, diffusissimi e preparati con frutta di ogni genere, datteri, pesche, agrumi particolarmente apprezzati, meloni, fichi, mandorle, da cui derivano i nostri canditi nuziali. Sciroppi, vini aromatizzati e liquori. È una famiglia molto diffusa e variegata, allora più di oggi. Comprende preparazioni come il sidro, il rosolio, distillati di frutta varia, vini speziati come l'ipocrasso, o l'alkermes, liquori di bacche come il biancospino o il ginepro. Dolci al cucchiaio, alcuni già diffusi in epoca romana, creme, budini, flan, polente dolci, sformati di farine varie come il castagnaccio. Crostate più diffuse nel salato che man mano vedranno moltiplicarsi le versioni dolci diffuse all'epoca con ripieni di formaggio fresco e miele talvolta addizionati di spezie e canditi. Da esse derivano dolci come la cassata siciliana e tutta la famiglia dei causenc, torte di toffen o quark, formaggio fresco. Si noti che non si presentano ancora preparazioni deperibili e molto raramente soffici. I dolci restano beni di lusso fatti per durare e venire trasportati senza problemi dalle carovane o inviati come doni tra i potenti. Gli unici dolci soffici sono, come nei secoli precedenti, i pani lievitati. Adesso vediamo la pasticceria nel Rinascimento e nell'Umanesimo, 1400-1500. Successivo al libro della cucina è il De Arte Conjunaria di un tale Mastro Martino, che testimonia il passaggio dalla gastronomia dell'Alto Medioevo a quella rinascimentale. Si ritiene che Martino si sia formato a Napoli, ma abbia operato a Roma, presso diversi nobili. Qui il libro avrebbe visto la luce attorno al 1465. Martino fu citato da numerosi intellettuali e il suo ricettario ebbe immensa fortuna. L'autore era, cosa rara, un cuoco raffinato ed istruito. Il libro, scritto in lingua volgare, è diviso in capitoli e tra essi si comincia a delineare una maggiore identità delle pietanze dolci rispetto a quelle salate. Tra le ricette troviamo numerosi dolcetti fritti. Il famoso Krapfen, le frittelle dolci,
simili ai moderni dunshuns americani, i beignet di carnevale fritti in uso in Italia e Francia, le offelle de l'opadio, ravioli dolci, ripieni di noci, nocciole, mandorle tritate, legate con miele e spezie, che friggevano in abbondante grasso, fiori, frutta, spezie e bacche, infine, erano ingredienti privilegiati per numerosi sciroppi, come quelli di biancospino, o per liquori variamente fermentati, come il rosolino. Ora invece vedremo com'è nata l'arte del candire. Un posto di rilievo occupano i canditi. La pasticceria in questo periodo veniva spesso chiamata confetteria, dall'azione di conficere, candire di zucchero fiori, frutti, semi o frutta passa. I canditi di fiori rimasero in largo uso fino a tutto l'Ottocento. Quelli di frutta, come meloni, agrumi, albicocche, pesche, sono in uso ancora oggi nelle zone del Mar Mediterraneo. Trovano un posto fondamentale in dolci come la cassata alla siciliana, il panforte di Siena o il panettone. I canditi di semi, quali noci e mandorle, erano diffusissimi in dolci, come il nucato croccante di noci. Queste preparazioni hanno sfidato i secoli e sono diffusissimi ancora oggi nelle forme più varie. Confetti di mandorle, croccanti di noci, nocciole, sesamo, torroni e praline. In particolare la mandorla occupa un posto di assoluto rilievo nella pasticceria medievale, con il marzapane che veniva preparato in dolci di varie fogge quali bocconotti, morselletti, calicioni. La pasta di mandorla veniva modellata in forme varie, come oggi è ancora usanza, nel periodo pasquale dove si modella l'agnello. Tuttavia nei secoli passati le forme potevano essere monumentali e rappresentare persino edifici, come il castello del signore che ospitava il banchetto. Le mandorle entrano in numerosissime paste, talvolta giunte sino a noi, tra queste i mostaccioli, ovali a forma di dito con miele e mandorle. Ai pinoli veniva riservato un ruolo importante in dolci, come la pignocatta o pinocotta, che si può gustare tuttora in Umbria. La frutta secca, inoltre, entrava in molte ricette di crostate dolci, come la rocciata d'Assisi, dolce a ciambella formato da un guscio di pasta, ripieno d'uvetta, uva, canditi e spezie varie. Una curiosità, il termine rocciata non indica la consistenza, ma la forma roccia, cioè tonda, secondo il dialetto locale. Infine, ora vediamo la rivoluzione delle Americhe, il cacao, il caffè, lo zucchero e la vaniglia. A partire dalla metà del Cinquecento inizia quella che si configurerà come una rivoluzione del gusto. Paesi come la Spagna, la Francia e l'Inghilterra iniziano l'esplorazione e lo sfruttamento di territori noti inizialmente come Indie, che solo dopo qualche anno si compresero essere invece le Americhe. Di qui gli europei portano molti ingredienti del tutto nuovi, tra cui il cacao, destinato a trovare un posto di assoluto rilievo nella pasticceria moderna. Il gelato diviene più facile da fare con la scoperta che miscelando ghiaccio e sale, o ghiaccio, sale e ammoniaca, o ghiaccio e salnitro, si potevano ottenere temperature sino a meno 25 gradi. Questo permette di usare per la preparazione alimenti come uova crude, panna o mascarpone, che senza un'adeguata conservazione nel freddo avrebbero sviluppato batteri letali come la salmonella o il botulino.
Grazie a questa scoperta, il gelato si modifica diventando molto simile a quello attuale. Passa infatti da neve o ghiaccio addizionato e ingredienti dolci a diversi ingredienti dolci in forma liquida, che vengono congelati per contatto del contenitore con ghiaccio. Gelando vengono girati continuamente per incamerare aria e divenire soffici, esattamente come avviene oggi. Quest'epoca, ricchissima di scambi commerciali e diplomatici, vede inoltre la nascita di una preparazione nuova, destinata ad avere immensa fortuna, la pate Genoise. Con essa si diffonde il dolce soffice, che vedrà un connubio molto fortunato con ingredienti come il gelato, le creme, il cacao, la vaniglia. I dolci che derivano da questo incontro vengono spesso sviluppati in forme elaborate o addirittura monumentali nei banchetti di gala, ma sono sostanzialmente in tutto simili a quelli attuali. Bene ragazzi, questo video termina qui, alla prossima!